effettivamente era una giornata qualsiasi. Andare a vedere un video di Barbero su YouTube e stalkerare il sito Nvidia che lancia le schede grafiche senza che ci sia un'effettiva disponibilità di acquisto. E mi tocca aspettare dicembre, a quanto pare, per poter ottenere il mio computer. Però, passando le ore, come ogni santo giorno su YouTube, mi imbatto in questo video di Trump, tra i consigliati. E sapete come funzionano i video consigliati. Non sai perché lo fai, ma tu ci clicchi e vai a vederlo. And Green New Deals, which are totally ridiculous, frankly, ridiculous. And I'm a big environmentalist, I believe strongly in taking care of our environment. We have the cleanest air we've ever had. E così mi imbatto in un Trump che si dichiara apertamente ambientalista, anche se crede che il Green New Deal sia una stronza. Così vado ad approfondire e guardo altri video di Trump. E ripete sempre la stessa cosa. We do anything to interfere with our clean air or our crystal clean beautiful water, we won't approve it. Not gonna be approved. I want the cleanest air on the planet, which by the way now we have. It's gotten better since last year, even better. I want clean air, I want clean water, very important. Well, I want the cleanest air and the cleanest water on the planet. And we right now have the cleanest air and the cleanest water, which is what I want. We're just as clean, maybe cleaner now than ever before. We want beautiful, perfect air. Air and water has to be perfect. I'm an environmentalist. I want crystal clean water. I want crystal clean air. And we have cleaner air now than anybody. We have pure, beautiful air. We're into that also, folks. E sapete cosa c'è? Beh, Trump mi ha convinto. Secondo me, Trump è un ambientalista. E oggi vi spiego il perché. Per iniziare dobbiamo chiarirci su cosa intendiamo per ambientalismo. Io vi do la mia opinione. Per me l'ambientalismo è un po' come la pasta alla carbonara. Tutti sappiamo infatti che la pasta alla carbonara è composta da una parte di carboidrati, una salsa e un qualche tipo di carne. Ma la vera domanda è, ma tu come la fai la pasta alla carbonara? Pasta lunga? Pasta corta? Panna? Uova? Quanti tuorli? Quanti albumi? Pecorino, parmigiano, guanciale, pancetta, bacon, cipolla! Beh, ecco spiegato secondo me cosa è l'ambientalismo. Tutti sanno più o meno di cosa stiamo parlando, ma difficilmente si riuscirà a raggiungere un vero e proprio accordo su cosa significa effettivamente ambientalismo e cosa ciò comporta. Ma da dove deriva tutto questo caos? Beh, probabilmente da una definizione di uno dei pilastri dell'ambientalismo, e cioè lo sviluppo sostenibile. Infatti, la definizione di sviluppo sostenibile è stata data nel 1987 ed è una definizione che è stata riconosciuta dalla gran parte della comunità scientifica. La Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo definisce lo sviluppo sostenibile come uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente, senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Questa definizione racchiude in sé due concetti molto importanti, cioè quello dell'equità intergenerazionale e quello dell'equità intragenerazionale. Sta a significare che una società deve dare le stesse condizioni di opportunità di sviluppo e di crescita personale non solo all'interno della stessa generazione e tra le persone della stessa generazione, ma dare anche alle persone delle generazioni successive un livello di benessere almeno pari quanto quello delle generazioni passate. Quindi la generazione attuale non solo deve pensare ai propri interessi, ma anche agli interessi delle generazioni future. Un po' come una sorta di rapporto padre-figlio. Quindi un concetto di sviluppo sostenibile confortante e che ci scalda il cuore. Il punto è che questo concetto ha qualcosa di problematico all'interno, che rende assolutamente compatibili sia i discorsi di Trump che quelli di Greta Thunberg, che fondamentalmente di base sono due poli opposti riguardo il tema dell'ambientalismo, ma grazie a questo concetto li rendono molto più vicini di quanto sembra. Infatti, all'interno del concetto di sviluppo sostenibile che abbiamo appena enunciato, c'è un giudizio di valore. Infatti vengono definiti delle esigenze del presente e dei bisogni del futuro. Ma effettivamente, quali sono i bisogni del futuro? E qui entriamo in un contesto totalmente etico. I bisogni del futuro sono un lago più pulito o magari 100.000 lavoratori che possono lavorare all'interno di una fabbrica e quindi diminuire la povertà e creare ricchezza? E questo è un vero e proprio problema.
Questo problema etico crea quattro approcci totalmente differenti l'uno dall'altro riguardo il tema dello sviluppo sostenibile e che quindi crea di conseguenza tutto quel mappazzone riguardo le ideologie dell'ambientalismo molto spesso discordanti l'una dalle altre. Il primo approccio viene definito sostenibilità molto debole, oppure quella che io chiamo la carbonara a stelle strisce, fatta di bacon, panna e spaghetti tagliati con le forbici. Il concetto fondamentale è che i bisogni delle generazioni attuali e future è quello della crescita del PIL, massimizzare la crescita economica. E questo si fa aumentando il libero scambio all'interno del mercato ed eliminando qualsiasi tassazione che possa preservare in qualche modo le risorse naturali, che devono essere sfruttate il più possibile proprio per massimizzare la crescita del PIL. E infatti Trump cosa dice? We want beautiful air to breathe. We want safety. Other than that, that's what we want. The rest, we want our companies to go out and compete with the world. They can't compete because of all of these restrictions. Quindi Trump è un ambientalista con un concetto di sostenibilità molto debole. Il secondo approccio viene definito di sostenibilità debole, che secondo me è l'approccio utilizzato dall'Unione Europea per quanto riguarda il Green New Deal. Infatti l'obiettivo principale rimane sempre comunque quello della crescita economica, supportata soprattutto dallo sviluppo tecnologico, ma l'ambiente viene considerato molto di più rispetto alla sostenibilità molto debole. Infatti vengono introdotti degli incentivi economici come quelli dei sussidi o le tasse sull'inquinamento, come ad esempio la famosa carbon tax, e addirittura viene definito come determinate risorse ambientali critiche non possano essere sfruttate per far aumentare la crescita economica e il PIL. Ma da adesso analizziamo gli ambientalisti puri e duri. Infatti introduciamo il concetto di sostenibilità forte, che è una caratteristica probabilmente di Greta Thunberg. Infatti i bisogni delle generazioni attuali e future non sono più quelli della crescita economica, bensì del mantenimento e della preservazione delle risorse naturali ed ecologiche. In questo caso, pur di garantire la preservazione del capitale naturale negli anni a venire, addirittura si presuppone la possibilità di una crescita economica nulla e anche addirittura della popolazione nulla, quindi sostanzialmente uno stato stazionario. Ed infine concludiamo con l'ecologia radicale, oppure anche detta quel concetto di sostenibilità molto forte, dove l'obiettivo rimane sempre quello di preservazione del capitale naturale e degli ecosistemi del mondo e quindi andando a scapito della crescita economica, ma addirittura in questo caso l'ideologia presuppone una riduzione della crescita economica e anche addirittura una riduzione della popolazione. Quindi sostanzialmente facendo l'occhiolino a tutti i concetti di decrescita felice e ai limiti alla crescita economica definiti nel 1972 da un comitato istituito dal Club di Roma, di cui un giorno parleremo su questo canale. Quindi sì, secondo me Trump può essere definito un ambientalista, proprio perché, come abbiamo visto, il concetto di ambientalismo e di sviluppo sostenibile ha un'accezione molto ampia con numerose ideologie che si sono create durante tutto l'arco del tempo, soprattutto a causa di una concezione etica all'interno della definizione di sviluppo sostenibile. Sicuramente non può essere un ambientalista come Greta Thunberg e sicuramente si andrà ad accostare alla fascia più radicale dell'ambientalismo, quella per l'appunto dello sviluppo sostenibile molto debole e quindi con una concezione dell'ambiente tutta rivolta verso uno sfruttamento dell'ambiente per poter progredire economicamente a livello tecnologico, a livello di crescita del PIL. E voi invece? Che tipo di ambientalista siete? Siete un ambientalista alla Trump, alla Greta Thunberg, all'Unione Europea o magari una più vicina agli ideali originari del Movimento 5 Stelle, quindi di decrescita felice? Fondamentalmente non c'è una risposta univoca e, come vi ho detto, è un po' come la pasta alla carbonara. Tutti hanno la propria opinione riguardo l'ambientalismo, ma nessuno poi esce vincitore riguardo la perfetta ricetta della carbonara e quindi al perfetto approccio dell'ambientalismo nei confronti dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e della crescita economica. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ringrazio gli abbonati per sostenermi in questo progetto, vi lascio tutti i link in descrizione, per cui anche la possibilità di abbonarvi e sostenere questo progetto di divulgazione economica che continuo a proporvi al meglio delle mie possibilità. E ci vediamo al prossimo video!